Ciao a tutti e benvenuti in Alta Deck Tech by Magist of Lotus. Oggi portiamo un mazzo di Pauper che avete chiesto nei commenti e bene o male per vedere se è competitivo o meno. Allora, cominciamo subito con la risposta: sì, è competitivo, anche perché considerate che un mazzo è competitivo finché il suo piano è un piano solido, forte, resistente esplosivo appunto tale da renderlo letale. Magari può uscire un po' dal meta o non essere molto calcolato in un periodo, o ci può essere proprio l'antitesi di quel mazzo che lo distrugge troppo in auge, se no un mazzo bene o male sempre in qualche modo in meta, soprattutto se portato da persone che l'hanno giocato e hanno molta esperienza. Il mazzo che parliamo di oggi è GV Aura Hexproof ed è uno dei più odiati da tutti e ora vedremo assieme perché. Allora, il mazzo si basa su mettere dei drop a 1 che hanno Hexproof, quindi 1, tappo 1, 1, 1, Hexproof. Ci ficchiamo tantissime aure sopra, diventa gigante, semi intoccabile, io vinco la partita in questo modo. Allora, le aure c'è da permettere una piccola cosa, in maniera da capire un po' la filosofia del mazzo e andare un pochino più a spiegare il perché e per come. Le aure sono delle carte di Magic che di per sé sono un pelo più forti dal punto di vista costo-efficienza degli equipaggiamenti. Perché non si paga il costo di equipaggiare, le metti in campo, la creatura prende direttamente il buff e l'abilità relativa a quell'aura. C'è però una piccola sfiga: se la creatura muore, in qualche modo viene rimossa, insomma, dal campo di battaglia, gli equipaggiamenti cadono a terra e rimangono lì, non li perdi. Mentre le aure, sì. E quindi sostanzialmente alla prima rimozione o facsimile di rimozione ci troviamo a fare un trade super sfavorevole in favore del nostro avversario, perché noi prenderemo la creatura e tutti gli incantesimi che aveva sopra, quindi facciamo magari un 3x1, 4x1 in favore dell'opponent. Non proprio il modo migliore per vincere. Come abbiamo questo problema? Con Hexproof. Hexproof impedisce all'avversario di bersagliare la nostra creatura e quindi già metà del lavoro è fatto. Allora, per fortuna sia qua che in altri formati, perché queste qua se non avrebbero giocate in tutti i formati in cui questo mazzo può performare bene, ci sono solo 8 creature che a costo 1 sono 1-1 con Hexproof. Tra l'altro per forza Hexproof, non Shroud, perché noi dobbiamo essere in grado di bersagliarle. Quando stamperanno un altro di questi sarà un problema, perché comunque poi ne avremo 12, quindi praticamente la partenza Terra Drop 1 per questo mazzo diventa praticamente assicurata. Allora, la versione di Pauper gioca appunto questi qua, che sono la base del mazzo. Senza di questi non esisterebbe questo piano. Quindi lo Slippery Boggle e la Glade Cover Scout sono proprio il perno fondamentale, più ancora delle aure. Perché le aure, bene o male, aure forti a costo basso ci saranno, verranno stampate, continueranno a crearle. Però creature con queste caratteristiche, no. Sono davvero rarissime e infatti se cercate non ce ne sono praticamente altre. Poi, questa qua infatti non la considero un boggle, uno dei drop a 1, insomma, perché infatti costa 2. Cambia tantissimo per questo mazzo, cambia tutta la race. Poi per carità, questo è un piccolo vantaggio che le dà volare in attacco, per carità. Ma 2 mana scambiano davvero troppo per questo mazzo. La si gioca comunque, per carità, ma è un piano B. Andiamo ad analizzare le altre carte che compongono il mazzo. Allora, Ram True è la rimozione selezionata per questo mazzo ed è molto bella. Allora, leggiamola: una creatura bersaglio che controlli fa danno pari alla sua forza a una creatura che non controlli. Fin qua va benissimo, perché la nostra creatura avrà una forza incredibile data dalle aure. 5, 6, 5, 6, 7, 8, il cielo è il limite. Se quella creatura che controlli ha trample, che è fattibile perché abbiamo delle aure che danno trample, il danno in eccesso lo fa in testa all'avversario. Quindi, come potete ben intuire, praticamente è una spell che vi fa automaticamente bloccare, passatemi il termine, una creatura dell'opponent, in maniera che poi questa venga schiantata e fate il danno. È molto molto bella, anche perché non è proprio un vero blocco, perché la vostra creatura non subisce il danno, lo subisce solo la creatura che viene bersagliata da Ram True, e il resto viene fatto in faccia. Quindi è molto utile, perché può essere usata anche come trick per fare più danni. Per esempio, sui bloccanti, voi fate bloccare la creatura
vostra creatura gigante con da una creatura a caso dell'avversario. Fate ram true, quindi passa l'eccesso del trample in faccia all'avversario. E poi, visto che la creatura fa comunque danni da combattimento, ma è stata con trample, è stata bloccata, ma la creatura che l'ha bloccata è sparita, farà di nuovo tutta la sua forza come danno. Che questo è un trick di trample che non tutti conoscono. Quindi davvero fortissimissimissimo in questo mazzo. Ottima removal e tra l'altro ottimo finisher, oserei dire a questo punto. Poi l'Abundant Growth in questo mazzo è, può sembrare l'aura peggiore, ma in realtà non lo è. Perché in Pauper le mana base sono brutte, perché le terre doppie entrano tappate. Infatti vedete che deve giocare terre un po' strambe per cercare di essere sempre stappato col mana, anziché avere terre che entrano tappate, che ci rallenterebbero troppo. E questo è un modo per ovviare al problema. E in più cantrippa, cioè ci fa pescare una carta quando la risolve. Cartuccio Solidarity è una delle migliori, perché uno dare più uno più uno e First Strike è fortissimo, perché First Strike è una delle abilità migliori per la combat. E in più vi mette anche un altro body, un 1-1 white con vigilance, che è un ottimo bersaglio in caso vi ammazzassero in qualche modo la creatura con Hexproof, per metterci le altre aure. O in alternativa, e questo è anche molto molto importante, per ovviare a un problema del mazzo. Il problema del mazzo sono gli effetti editto, cioè gli effetti che fanno sacrificare. Perché gli effetti che fanno sacrificare 9 volte su 10 targettano il giocatore e non la creatura. Quindi noi perderemo la nostra creatura mega buffata, perché comunque questo mazzo si basa su fare una creatura grossa, non tante e piccole. E quindi ci fanno gli effetti di editto e ci fregano. Questo ci fa sì che abbiamo due pezzi per terra. Io dico vabbè, mi sacrifico l'1-1 del cavolo e la mia creatura gigante con le aure è ancora viva. E tra l'armor è una delle aure più forti mai stampate, tra l'altro comune, infatti uno dice what the fuck. Allora, la creatura incantata prende più uno più uno per ogni incantesimo che controlli, in più dà anche first strike. Cioè, quindi già di base da tap 1 da 1-1, perché conta se stessa. E già così sarebbe top. Più ancora first strike e più ancora ogni aura che entrerà mi buffa perennemente. Cioè, con due aure prendo di base con Eternal Armor 2 più 2 più 2. Cioè, cosa vuol dire? Aura a caso. E questa vuol dire più 2 più 2, quindi di base un 3-3. First strike, più ancora dobbiamo considerare gli effetti dell'altra aura. Fortissima. Poi, Rancore è una delle carte, probabilmente, l'ho detto, lo sto dicendo per ogni carta oramai, è una delle aure davvero, proprio, forse questa è davvero la migliore però, è davvero forse la migliore rispetto a tutte le altre. Allora, costo 1, la creatura equipaggiata prende più, equipaggiata, scusate, incantata, più 2 più 0 e Trample. Quindi, ci dà un modo per chiudere il game, perché un altro problema del mazzo è quando l'altro ha tanti piccoli chan bloccanti, cioè creature che possono sacrificarsi per bloccare, per impedire che il nostro avversario perda punti vita. Non potrà più farlo perché la nostra creatura gigante avrà trample, quindi lui perderà comunque delle vite anche bloccando. In più è un motore di vantaggio carte, perché sotto ha un effetto Rancor. Se la creatura è incantata, cioè anzi se è Rancor, viene messo in un cimitero, ancora meglio, noi lo possiamo riprendere in mano. Quindi sostanzialmente quando la nostra creatura muore con addosso Rancor, tac, Rancor ci torna in mano. Davvero utile, perché avremo sempre almeno qualcosa con cui incantare le creature. Poi rende praticamente i 1-1-3-1, quindi già letali. Utopia Sprawl è un altro modo per fixare il mana. E rampare, non male, conoscete già la sua forza se giocate Modern. Ancestral Mask è un'aura molto interessante, ma sinceramente non la considero così forte, è un po' una Winmore. Allora, costo 3 abbiamo un incantesimo che la creatura incantata prende più 2 più 2 per ogni altro incantesimo in gioco. A me non piace tanto perché non conta se stessa. Vedete, dice per ogni altro, mentre l'Ethereal conta anche se stessa. Dà un buff molto consistente, perché più 2 più 2 vuol dire che se io ho già altre due aure a caso, prendo, questa cosa mi dà un più 4 più 4. Però costa tanti mana, non dà abilità evasive, e non ha motore di vantaggio carte. È semplicemente un big bust, per carità, però è probabilmente la peggiore del mazzo. Poi questa invece è un'altra delle migliori, questa è molto molto forte, da più 2 più 2, Trample e attenzione non è che da Lifelink, è diverso, whenever la creatura incantata fa danno guadagnate altrettante vite. Uno dice ma è la stessa cosa di Lifelink, no, una volta sì, quando Lifelink era nata, però Lifelink poi l'hanno separata da questa cosa. Lifelink è una statica, quindi quando la creatura fa danno voi guadagnate le vite, ma non passa per la pila, avviene, se volete un 3-3 Lifelink che fa danno, voi guadagnate subito 3 punti vita. Quindi se in contemporaneo andaste a 0, si fa una somma sottrazione, insomma, non morite.
Se invece voi subite dei danni, andate a zero e c'è in pila questa trigger che vi farebbe guadagnare punti vita, non fate in tempo a guadagnarli, perché appunto è una trigger. Lo stato vede che voi siete morti e non vi fa risolvere la trigger. Quindi è importante. Però, attenzione, è anche importante in combinazione con lifelink, non è solo una cosa negativa. Se la vostra creatura ha sia lifelink che questa trigger, avrete due istanze di guadagno punti vita. Quindi guadagnerete i punti vita immediatamente per lifelink e poi risolvete la trigger che ve ne dà altrettanti. Quindi attenzione, non tutto il male viene per nuocere. Le terre, c'è poco da dire, si mette solo delle terre strane per impedire che è più possibile che entrino tappate. La side ha un po' di carte penta, perché comunque se le può, nel senso che ha gli altri colori che possiamo comunque giocare grazie ad Abundant Growth, o volendo doppia sprawl, o anche con le nostre terre speciali che danno penta in qualche modo, per cercare di contrastare bene o male le cose più nefaste che ci possono fare. Per esempio lo Standard Bearer, che è lo Spellskite di questo formato, perché se leggete bene questa carta distrugge il vostro mazzo. Se un avversario sta castando una spell, un'abilità che potrebbe targettare il portabandiere, deve farlo. Le aure sono spell che targettano, quindi sostanzialmente dobbiamo incantare il portabandiere dell'avversario, e quindi capite che io devo tirare le mie aure per potenziare il tuo, quindi questo davvero distrugge il mazzo, e quindi sostanzialmente questo viene messo un po' per il mirror, così almeno entrambi ci guardiamo per un po' e basta. Dust to Dust è una carta molto molto bella, elimina due artefatti dal gioco, così pum, 2x1, ed il formato è pieno. E sinceramente non c'è molto altro di cui vorrei parlarvi, se non del Young Wolf, che è un'altra carta per insomma ovviare al problema editti e rimozioni, perché infatti è undying, quindi anche lui un ottimo target per le aure, perché perdiamo le aure perché lui muore, però comunque abbiamo un pezzo che rientra. Lifelink, se notate, ha la creatura ingannata Lifelink, quindi la cosa che dicevamo prima. C'è anche un'altra carta vecchia che è simile, che però dà appunto la trigger, quindi si può pensare di differenziare in maniera da avere sia lifelink che questa qua, cioè la carta vecchia che dà la trigger è questa qua. Allora, vediamo un po' i matchup del mazzo. Il mazzo come se la cava contro i controlli? Contro i controlli se la cava bene, perché comunque in pauper non ci sono tantissime rimozioni di massa, e le rimozioni di massa spesso passano per i danni, cioè non c'è tappo 4 distruggi tutte le creature. Le rimozioni di massa passano per i danni, che in media sono massimo 2, 3, insomma cifre basse, quindi appena la vostra creatura è bella grossa, sopravvive a quelle carte. Le rimozioni editto ce ne sono tante però, quindi se è un mazzo con tanti editti potrebbe darvi un problema, grossi problemi. Poi, l'altro problema di questo mazzo sono i mazzi a nebbia. I mazzi a nebbia sono un altro grosso problema, un pochino ovviabile grazie a Ram True, ma comunque l'altro in qualche modo può, se deve solo più counterare Ram True, capite che non gli interessa più, si tiene open per continuare a fare nebbie, appena fai Ram True te lo countera, quindi insomma può essere anche quello un problema. I mazzi insomma Turbo Fog, quindi trono, infatti si gioca spesso Flaring Pain di side per appunto ovviare il problema nebbie, che è una carta che con flashback impedisce di prevenire il danno. Poi i mazzi aggro invece sono un ottimo matchup, perché noi mettiamo la creatura più grossa con Vigilance e First Strike, quindi l'altro non può più attaccare. Se ci mettiamo poi per sbaglio anche Lifelink o comunque la trigger delle vite in qualche modo, è finita. Contro i mazzi combo, adesso perché tale hanno subito un po' il ban e compagnia cantante, però dipende dal combo, ce la caviamo abbastanza male perché non abbiamo interazioni. Noi vogliamo solo fare chiudere gli occhi, anzi apriamo gli occhi, facciamolo 1-1 con Hexproof, mettiamo qualche aura sopra chiudendo un occhio e poi chiudiamo tutti entrambi gli occhi e meniamo. Quindi non interagiamo per niente con quello che fa l'avversario. L'unica interazione proprio misera è qualche rimozione di main. Poseidon magari sì, qualche interazione c'è, ma non è il piano del mazzo, insomma. E quindi in generale è un mazzo che ha dei buoni matchup, conviene portarlo e montarlo. Dal punto di vista dell'investimento, parliamo di power, quindi parliamo di pochi spicci, conviene. C'è da dire che gioca l'Utopia Sprawl, che comunque costa un po' di cash, quindi a essere sincero, ripensandoci, mi rimangio un pelo quello che ho detto. Conviene ora, non troppo, perché il resto va bene. L'Utopia Sprawl è un po' overprezzata per quello che è,
Bisogna aspettare che magari la ristampino, che comunque questa è una carta che ha un target grosso come una casa per essere ristampata. La Wizard, queste comuni qua, tende a ristamparle nel giro di qualche anno, quindi probabilmente stamperanno doppia sprawl e crolla di prezzo. Quindi voi avrete comprato una comune super overprezzata. Però se ci tenete, fatelo lo stesso, insomma, è l'unica carta che stona un po'. Poi, in modern comunque vi è utile. Dal punto di vista invece, che è la parte più importante per quanto riguarda il Pauper, difficoltà a entrare nel formato, questo è un mazzo che non vi darà nessuna difficoltà a entrare. È un mazzo facilissimo da imparare dal punto di vista delle basi, come al solito, per diventare dei master in questo mazzo, capire bene come tweakarlo, cioè aggiustarlo per il meta, bisogna diventare molto molto bravi, per carità. Però per imparare le basi e avere qualche risultato iniziale che vi dia un po' di soddisfazione, è facile. Come abbiamo detto, ficcate un 1-1 con Hexproof, lo incantate con tutto quello che c'è di incantabile, chiudete gli occhi e menate. Quindi c'è niente di nuovo, un mazzo super lineare con un unico piano. Quindi mi sento di consigliarlo a chi vuole magari appunto interfacciarsi al formato. C'è troppa scelta, ha paura di sbagliare con i mazzi che hanno Ponder, Preordain, perché i mazzi col blu danno moltissima scelta, che se uno non conosce il formato, non sa cosa gli serve in ogni dato momento della partita, quindi sbaglia e perde. Questo invece gli può dare modo di vedere un po' come giocano tutti i mazzi di Pauper nel mentre vincere qualcosa, quindi, e soprattutto ha dei buoni matchup, quindi sì, conviene. L'unica nota negativa è che, per dire, magari vi annoiate. Per esempio, un mazzo del genere, anche io, facciamo finta che fosse per me stesso, Pauper età, l'ho già giocato, però facciamo finta che io non abbia mai giocato Pauper, non lo monterei perché so già che mi annoio. Però se non vi dà noia giocare un mazzo così, prego, fatelo pure, ed è comunque un ottimo archetipo. Detto questo, vi ringrazio come al solito per il vostro supporto. Ci vediamo alla prossima Deck Tech. Ricordatevi di iscrivervi al canale, commentare, lasciare mi piace, condividere anche con gli amici se volete, ci fa molto piacere, così cresciamo. Presto avremo anche altre novità che stiamo già facendo bollire nel calderone, come le magliette. Stiamo parlando con un po' di fornitori per cercare di avere un buon rapporto qualità-prezzo. Stiamo cercando sempre più modi di, insomma, creare engagement con voi. Quindi ancora una volta, alla prossima e grazie.